È stato un canestro solidale quello messo a segno dalla scuola basket Arezzo con l'ultima edizione del trofeo Guidelli che si è svolta nel weekend pasquale. Come al solito, un grande successo di partecipazione da parte delle squadre di tutta Italia, categorie Under 12, 13 e 14. La ciliegina sulla torta è stata la partecipazione della Tam Tam Basket di Castelvolturno, Caserta, squadra allenata dal grande nome della pallacanestro italiana, Massimo Antonelli, e formata da ragazzi extracomunitari. Castelvolturno è una zona un po' particolare, c'è un grande degrado, un po' troppo sociale e anche urbanistico. È un territorio lungo di 27 km, un litorale lunghissimo. I ragazzi sono, in pratica non hanno mezzi per poter spostarsi l'uno a trovare l'altro, quindi la palestra è diventata proprio un luogo d'incontro, una piazza in cui proprio incontrarsi e confrontarsi. Quindi, torno a ripetere, Tantan per loro è una grande opportunità di stare insieme e di crescere insieme. La loro partecipazione sembrava quest'anno quasi impossibile a causa della fatica di trovare finanziamenti per andare avanti. E così la SBA, grazie all'aiuto di alcuni sponsor, non solo ha finanziato la loro trasferta, ma ha anche fatto un'offerta in denaro per consentire a questi ragazzi di proseguire il loro cammino sportivo. Ecco, queste sono quelle cose che ti fanno capire che c'è un mondo migliore, forse spesso che se ne parla poco, ma che esiste. Guidelli è sempre stato, come dire, legato a una parte sociale. Quest'anno abbiamo pensato che di aderire al 100% a questa frase "aiutiamo Tantam". Massimo Antonelli, che è un amico, so che non passano momenti molto facili adesso, è veramente a rischio il fatto che questa società possa andare avanti. Allora io ho pensato inizialmente che fosse una cosa bella che quei ragazzi di anno scorso, che l'ho visti con le lacrime agli occhi in questa serata, rinvitarli un'altra volta, quelli nuovi ovviamente perché era giusto cambiare, ma non basta perché ovviamente loro dobbiamo ospitarli. Quindi grazie al contributo di 5-6 aziende aretine siamo riusciti a coprire tutte le spese. Noi, non nascondo questo fatto, abbiamo pensato che non fosse sufficiente questo. Allora abbiamo pensato, noi dirigenti di questa società che non va male, abbiamo pensato che fosse giusto dare un segno anche nazionale, e cioè quello che una società di basket aiutasse economicamente un'altra società. Abbiamo pensato di fare un'offerta in denaro da dare a Massimo Antonelli. È molto semplice perché hanno un sito molto seguito, oltretutto anche all'estero. Basta andare nel sito della Tam Tam Basketball di Castelvolturno, sottolineiamolo. Abbiamo pensato che questo gesto stimoli stasera anche altre persone a farlo.